tante chiacchiere e diversi approcci c'è una richiesta ufficiale, è arrivata dal Bari per Marco Perrotta, classe 94, che dunque potrebbe lasciare Pescara. Forte il pressing del club pugliese neopromosso in Serie C. Ieri a Milano Sebastiani e Bocchetti hanno parlato con l'Atalanta per Marco Tumminello, rientrato dal prestito di Lecce, dove a dire il vero ha giocato poco, 202 minuti da gennaio a maggio, una sola presenza da titolare. Che l'attaccante interessi non è un mistero, sondato anche il suo agente Sandro Martone, trattativa ancora in fase embrionale. Piace dallo scorso anno anche Scamacca, finito però nel mirino del Genoa e della SPAL. Sempre complicata l'operazione Ciofani. Il regista Palmiero, classe 96, di proprietà del Napoli, grande stagione a Cosenza, sarebbe il profilo ideale in caso di cessione di Brugman, che ad oggi, almeno ufficialmente, non ha richieste. Zauri punterà su due sistemi di gioco, il 4-3-3, ma anche il 4-2-3-1. Molto dipenderà naturalmente dalle caratteristiche dei giocatori della rosa. Notizie sul Teramo. Difficile arrivare al centrocampista centrale francese Togurdo, classe 89, proprietà Trapani, tra i protagonisti della vittoria del campionato di Serie C. Il mediano di Marsiglia percepisce un ingaggio piuttosto oneroso, 180.000 euro netti a stagione. Parimenti complicata la pista Nzola. Attaccante franco-angolano, classe 96, ex Virtus Francavilla, 7 gol col Trapani, contributo importante in chiave promozione, ma di proprietà del Carpi. Confermato l'interesse per il terzino destro Alessandro Eleuteri, classe 98, di proprietà dell'Atalanta, nella stagione appena trascorsa in forza al Ravenna in Serie C, girone B, 36 presenze. Ieri il neo DG Andrea Iaconi e il patron Franco Iachini hanno incontrato i dirigenti di Inter, Parma, Bologna, Atalanta e Sassuolo. Intesa raggiunta col club emiliano per il difensore centrale Piacentini e l'attaccante K, che dunque resteranno in biancorosso. Intanto la sede del ritiro precampionato e ufficiale sarà Cerano, partenza tra il 15 e il 20 luglio. Infine alle 18 di ieri 27 società iscritte, tra cui il Teramo su 60. Da quest'anno norme particolarmente stringenti. Per molti club è corsa contro il tempo. Oltre alla documentazione necessaria serviranno fideiussioni e assegno circolare di 30.000 euro. Lunedì 24 giugno scadrà il termine, sarà perentorio.